Buongiorno, oggi è il 2 dicembre. Torniamo al 2 dicembre 1943, 70 anni fa a Bari. Uno degli eventi più nascosti di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Pensate che per decenni non se ne è parlato e ancora oggi parte dei documenti sono sotto segreto. Gli alleati volutamente avevano risparmiato dai loro bombardamenti distruttivi il porto di Bari. Sapevano che era una struttura fondamentale per far arrivare i rifornimenti al momento dell'occupazione dell'Italia. Ed è proprio così. All'inizio del dicembre 1943 il porto di Bari opera a pieno ritmo, sostenendo l'imponente avanzata alleata. I nazisti, che avevano bisogno di tempo per asserragliarsi lungo le difese predisposte nella linea Gustav, decidono di attaccare il porto di Bari per rallentare l'avanzata alleata. Il 2 dicembre, col primo buio, alle 19.30, 88 aerei tedeschi piombano sul porto, che è illuminato come se neppure ci fosse in corso una guerra. Ci sono 40 navi attraccate da cui vengono scaricate armi, munizioni e viveri. L'attacco nazista è un successo. Ben 17 navi affondate, altre 7 danneggiate e gravi i danni al porto. È un bombardamento distruttivo paragonabile a quello di Pearl Harbor, dove gli aerei giapponesi hanno affondato un numero identico di navi americane, 17. Ma a Bari accade qualcosa di molto più grave. Una nave americana del tipo Liberty, la John Harvey, è stata segretamente caricata con 100 tonnellate di bombe all'iprite. Un carico talmente top secret che solo il comandante e alcuni ufficiali ne sono a conoscenza. L'iprite, un gas che causa la morte tra atroci sofferenze anche al solo contatto con la pelle, era ampiamente usato nella Prima Guerra Mondiale. Non così nella seconda, anche se però tutti si tenevano pronti ad usarlo nel caso il nemico l'avesse usato per primo. Gli americani sapevano che l'Italia fascista ancora produceva segretamente iprite e proprio in una fabbrica in Puglia. Tra le 17 navi colpite dagli aerei tedeschi c'è la John Harvey. Il suo carico da 100 tonnellate di iprite esplode. Più di 1000 persone, tra civili e militari, muoiono per il contatto col gas vescicante. Americani e inglesi impongono il segreto più totale. Così i medici e gli infermieri non sanno di dover aiutare persone colpite dall'iprite. Spesso avvolgono i feriti con delle coperte, finendo in questo modo per favorire il contatto della sostanza chimica con la pelle. La gente di Bari, vicina al porto e colpita dal gas, muore senza alcuna adeguata assistenza. Il segreto è così totale che nessun militare inglese o americano sopravvissuto otterrà mai la pensione speciale di guerra per essere stato colpito dall'iprite a Bari. Un segreto prolungato per decenni, al punto che molti pescatori nel lungo dopoguerra resteranno contaminati per aver ritrovato nelle loro reti delle bombe all'iprite. Solo la natura salva la città di Bari da un disastro molto più grande. Infatti, al mattino si alza un vento debole, ma sufficiente a spingere verso il largo nel mare la nube tossica. La contaminazione tuttavia continua. I soccorritori raccolgono i cadaveri nel porto, ma non sanno che tutto è contaminato dall'iprite. La sanità militare americana invia a Bari il colonnello Stuart Alexander, il quale scrive un dettagliato rapporto e segnala le ustioni sulla pelle dei feriti. Sono ustioni chiaramente da iprite, ma i servizi segreti impongono che sul rapporto venga scritto «ustioni per cause non ancora diagnosticate». In seguito a questo bombardamento di Bari, gli alleati danno vita ad un programma particolare di ricerca sugli effetti del gas sull'uomo. Un programma da cui poi è nata la moderna chemioterapia. Il grande segreto su tutta questa vicenda è uno degli elementi che hanno dato vita ad un'idea piuttosto distorta e lontana dalla realtà, quella cioè che la guerra abbia tutto sommato colpito poco il sud Italia. Il 2 dicembre 1943 di Bari è la prova del contrario e di quanto invece abbia pesato la guerra. La città sgombera le macerie, cura i sopravvissuti e raccoglie tutte le energie per andare avanti. Bari si sente libera dal nazismo, sa di poter contare su uomini che non si sono mai piegati alla dittatura, come Benedetto Croce e Giuseppe La Terza, l'editore che rifiutò di accettare le leggi razziste e combatté l'antisemitismo.
nasce l'idea di organizzare proprio a Bari il primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. Il congresso viene convocato per il 28 e 29 gennaio del 1944 al Teatro Piccinni. Siamo ad appena 2 mesi dal terribile bombardamento tedesco. Poco prima dell'inizio, Michele Cifarelli, l'organizzatore del congresso, viene convocato dagli alleati che impongono le loro condizioni. Niente manifestazioni, nessun comizio, nessuna bandiera, o altrimenti la polizia militare farà sgomberare il teatro. Badoglio e il re Vittorio Emanuele III in quei mesi stanno a Brindisi, dopo la fuga da Roma. Hanno ricostruito un loro governo e cercano di fare il possibile per ostacolare il congresso di Bari. Nonostante ciò, nell'intervento inaugurale si alza forte la voce di Benedetto Croce, che mette in discussione la figura morale del re e lo attacca senza mezzi termini. Sono quasi una profezia le sue parole, dice Croce. Fin tanto che rimane a capo dello Stato la persona del presente re, noi sentiamo che il fascismo non è finito, che esso ci rimane attaccato addosso, che continua a corroderci e infiacchirci, che risorgerà più o meno camuffato e insomma che così non possiamo respirare e vivere. Il dibattito è vivo. Per la prima volta dopo il ventennio fascista, i partiti possono esprimere liberamente le loro idee sul futuro del paese. Il congresso rappresenta la rinascita della vita politica italiana in una Bari gravemente ferita, una città che è simbolo delle condizioni drammatiche ma vitali dell'intero paese. Nel suo lungo intervento, il conte Carlo Sforza attacca ancora Vittorio Emanuele III, definendolo un re senza regno, senza esercito, senza onore. Il congresso di Bari termina chiedendo l'immediata abdicazione del re. La storia ci insegna che non sarà così e la monarchia sabauda perderà l'ultima sua occasione di salvare se stessa. Vi ricordo che potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook che state vedendo in questo momento, la pagina del TG della Storia, e che potete rivedere questa puntata sul sito del TG1. Grazie per averci seguito e appuntamento a lunedì prossimo.